Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, nel video di oggi vorrei parlarvi di un argomento di cui in parte ho già parlato in altri video, ma oggi vorrei riuscire a spiegarvelo e a spiegarvi perché parlo di determinati argomenti. E il concetto di cui voglio parlare oggi è quello di mental model o modelli mentali. Cosa sono i modelli mentali? I modelli mentali sono dei concetti nati per ovviare a un problema, mettiamola così. Ovvero che nel corso della storia, nel corso della storia dell'umanità, noi abbiamo accumulato talmente tanta conoscenza che siamo arrivati a dover settorializzare la nostra conoscenza in modo sempre più specifico. Mentre una volta, durante l'antica Grecia, un filosofo era colui che studiava la matematica, la fisica, la natura, la filosofia, la letteratura, quindi studiava una moltitudine di discipline diverse. Oggi, per il fatto che abbiamo accumulato troppa conoscenza in ogni disciplina, è diventato pressoché impossibile avere una visione così ampia del mondo. E quindi, per poter diventare oggi esperti in qualcosa, dobbiamo super settorializzarci. Quindi anche chi studia fisica oggi non studia ogni branca della fisica, ma studia una particolare disciplina, studia un particolare modello, e quindi magari uno è specializzato solo in teoria delle stringhe, uno è specializzato solo in teoria delle particelle e via dicendo. E questo succede per ogni ambito della conoscenza. E questo è ovviamente un bene perché vuol dire che abbiamo accumulato tantissima conoscenza. Il problema però di questo modello è che ci ha fatto perdere una visione generale delle cose. Ci ha portato a pensare che il mondo è diviso in settori, è diviso in blocchi e che ogni blocco non ha nulla a che fare col resto. E di conseguenza, ogni volta che osserviamo la realtà, osserviamo quello che ci accade, tendiamo a guardare gli eventi, a valutarli, a giudicarli dalla prospettiva della nostra specializzazione. Come disse però il premio Nobel per la fisica Richard Feynman, per quanto le nostre piccole menti per comodità dividono il mondo in blocchi e quindi in fisica, in biologia e via dicendo, ricordatevi sempre che tutto questo la natura non lo sa. In natura tutto è interconnesso, ogni branca influisce e interagisce con le altre. La psicologia, lo studio della psicologia influenza l'economia che influenza i comportamenti, i movimenti sociali, così come fenomeni fisici influenzano le condizioni climatiche che influenzano determinati movimenti sociali, tutto è in qualche modo interconnesso. Quindi, per ovviare a questo problema e riuscire ad avere una prospettiva più ampia, quindi vedere i fenomeni da diverse prospettive, avere una visione più chiara di quello che accade, Charlie Munger teorizzò quelli che sono i cosiddetti mental model, ovvero delle idee chiave estrapolate da ogni disciplina che ci permettono di osservare la realtà da una prospettiva diversa e darci una visione più ampia del mondo e di tutto ciò che accade. I mental model sono centinaia, sono tantissimi, ovviamente non riuscirò a trattarli tutti in questo canale, però ne parlo anche all'interno della newsletter, ho mandato anche un'email poco tempo fa in cui ne parlavo, quindi se non siete iscritti alla newsletter e volete approfondire questi argomenti, iscrivetevi alla newsletter. Comunque, in questo canale cercherò ogni tanto di parlare anche di mental model, di modelli mentali, perché ritornano utili in qualunque cosa facciamo, qualunque sia il nostro lavoro, qualunque sia l'ambito di cui ci occupiamo. Questi mental model sono presi da ogni ambito, ci sono i mental model che riguardano la matematica, i mental model che riguardano la fisica, oggi ve ne porterò tre che riguardano il mondo della psicologia, visto che sono gli argomenti che tratto un po' di più in questo canale. Il nostro cervello occupa solo il 2% del nostro peso corporeo, ma consuma più del 20% della nostra energia. Questo è il motivo per cui, quando può, cerca di risparmiare energia. E quindi, ogni volta che dobbiamo prendere una decisione, il nostro cervello cerca di adottare, di utilizzare delle scorciatoie per prendere una decisione, per riuscire a valutare una situazione. Perché se dovesse analizzare ogni situazione in modo completamente razionale, analizzando tutte le variabili, impazzirebbe, il suo dispendio energetico sarebbe troppo elevato. E per questo motivo esistono i bias, le euristiche, tutto questo mondo che ci porta a prendere spesso decisioni irrazionali o a fare cose irrazionali. Oggi vi porterò tre di questi mental model nell'ambito della psicologia e il primo di cui voglio parlarvi è quello che viene chiamato reward and punishment. Come disse Ben Franklin, se vuoi persuadere qualcuno, fai appello al suo interesse e non alla ragione. Questa frase riassume un po' questo mental model, ovvero che tutti noi siamo mossi dagli incentivi
e dall'interesse personale più di qualunque altra cosa. Senza che ce ne rendiamo conto, la maggior parte delle scelte che prendiamo nel corso della nostra vita sono in funzione di quello che è il nostro interesse personale o degli incentivi che ci vengono dati per fare qualcosa. Questo bias, possiamo chiamarlo anche bias, ha conseguenze in ogni ambito della nostra vita. Pensate solo ai consulenti finanziari che lavorano per le banche. Molto spesso noi pensiamo che chiedere consiglio a loro o le cose che ci vengono consigliate tendiamo a pensare che vengano fatte per il nostro bene. Quando la verità è che nella maggior parte dei casi molti di questi broker hanno degli incentivi a promuovere determinate azioni o determinate cose piuttosto che altre. Questo succede in qualunque ambito. Se un agente immobiliare ci vuole vendere una casa, dovremmo prima di tutto chiederci quali incentivi ha questo agente immobiliare per vendere una casa anziché un'altra. Noi ovviamente non possiamo sapere tutti gli incentivi che muovono le persone, ma già il fatto di porsi questa domanda molto spesso ci aiuta ad analizzare le situazioni in modo molto più razionale. Gli incentivi, però, i reward, si possono usare anche nel lato opposto. Noi possiamo anche usare gli incentivi per riuscire a smuovere le altre persone. Lo psicologo Richard Skinner è stato uno di quelli che ha analizzato più di tutti il comportamento umano. Ha fatto dei famosi esperimenti sui piccioni e sui ratti per vedere come gli incentivi potessero instillare o creare determinati pattern comportamentali. Se volete leggervi tutto l'esperimento, vi lascio il link in descrizione. Comunque, una delle conclusioni a cui è giunto molto interessante è quello che viene chiamato il rinforzo intermittente. Il rinforzo intermittente cosa vuol dire? Significa sostanzialmente che noi riusciamo a ottenere un comportamento di un certo tipo se il premio che diamo a qualcuno per fare qualcosa avviene in modo intermittente e non continuo. Provate a pensarci un secondo, ovviamente se noi abbiamo un lavoratore che lo premiamo ogni volta che fa il suo lavoro, ogni volta che porta a termine il suo lavoro, dopo un po' sarà poco incentivato a fare questo compito. Se invece rendiamo imprevedibili le ricompense, questo creerà eccitazione nella mente di chi deve ricevere la ricompensa e si otterrà un aumento della risposta, quindi un aumento del lavoro, delle azioni o dei comportamenti che vogliamo avere, senza abusare delle ricompense. Paradossalmente, ricompensare qualcuno in modo intermittente funziona molto meglio che ricompensare qualcuno con continuità. È esattamente il principio delle slot machine. Se la slot machine ci premiasse ogni volta che tiriamo la leva, non creerebbe, ovviamente sarebbe folle, ma non creerebbe la stessa dipendenza che crea il premio completamente casuale. Comunque, per concludere questo modello mentale, ricordatevi sempre che gli incentivi sono ciò che muove di più qualunque persona. In qualunque attività, qualunque professionista cercherete di assumere o a qualunque professionista vi rivolgerete magari per gestire le vostre finanze, per gestire la vostra situazione legale, chiedetevi sempre prima quali sono gli incentivi che muovono questa persona e che la portano a offrirvi qualcosa piuttosto che qualcos'altro. Il secondo mental model è quello che viene chiamato contrast misreaction tendency. Secondo questo bias, il nostro cervello fatica a ragionare in unità scientifiche assolute. Noi non riusciamo a valutare ogni situazione in valore assoluto, mettiamola così, ma abbiamo bisogno di appoggiarci a qualcosa per dare valore agli oggetti o per dare valore a qualunque cosa. Sostanzialmente noi tendiamo a valutare le cose per contrasto. Mi spiego con un esempio. Se compriamo una macchina da 50.000 euro, allora improvvisamente diventiamo molto più facilmente disposti a comprare un cruscotto in pelle da 1.000 euro. Se invece ci chiedessero di comprare un cruscotto in pelle da 1.000 euro senza averci prima venduto la macchina, difficilmente, o comunque dopo dipende dai casi, ma difficilmente magari compreremo senza pensarci un oggetto di questo tipo. E questo perché una volta che abbiamo speso 50.000 euro per una macchina, i 1.000 euro per il cruscotto ci sembra una cifra completamente irrisoria. Noi non valutiamo più il valore di quel cruscotto in valore assoluto, ma lo valutiamo di contrasto all'oggetto che abbiamo appena comprato o i soldi che abbiamo appena speso. Questa è una delle tecniche usate di più in assoluto dai venditori immobiliari, molto spesso una delle strategie più base, adesso non so se vengono usate proprio in modo così sistematico, però è quello di farci vedere magari tre case orribili a dei prezzi esageratamente alti per poi portarci a vedere la quarta casa, che è quella che in realtà ci vogliono vendere, a un prezzo leggermente più basso, ma comunque solitamente alto, ed è una casa molto più bella. In questo modo noi valuteremo immediatamente quella casa come un'occasione incredibile, perché abbiamo improvvisamente visto una casa che valutiamo molto più bella di quello che magari è
perché la compariamo alle tre case orribili che abbiamo appena visto e inoltre valutiamo il prezzo in base agli ultimi tre prezzi che abbiamo visto, che erano molto più alti. Questa cosa ha conseguenze sia nel mondo economico, della vendita e via dicendo, ma anche nel mondo personale, nel mondo della crescita personale. Uno dei motivi per cui fatichiamo a capire che piccole azioni portate avanti giorno dopo giorno per lunghi tassi di tempo creano cambiamenti enormi è perché fatichiamo a vedere il contrasto tra un giorno e l'altro. Quando avvengono piccoli cambiamenti graduali, fatichiamo a vedere il contrasto col giorno precedente. È difficile quando iniziamo ad andare in palestra vedere ogni giorno i cambiamenti sul nostro corpo e la mancanza di questo contrasto ci porta a perdere fede nel processo sostanzialmente. E il terzo ed ultimo modello che vedremo oggi è quello che viene chiamato availability tendency, ovvero la tendenza alla disponibilità. Una frase che spiega questo bias è la frase che cita: quando non sono vicino alla ragazza che amo, amo la ragazza che ho vicino. Per questo bias, per questo modello, il nostro cervello tende a dare più valore alle cose che sono facilmente disponibili. Ciò che è più vicino o che è più facilmente reperibile per noi ha intrinsecamente più valore. Questo ovviamente è una metafora, ma ha tantissime conseguenze in ogni ambito della nostra vita. Immaginate un datore di lavoro che ha due dipendenti e deve decidere quale promuovere. Entrambi sono molto bravi, ma uno dei due il giorno prima della promozione ha combinato un casino o ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare. Bene, la tendenza del capo inconscia sarà quella di riportare alla mente il ricordo più vivido, quindi l'errore che uno dei due ha commesso, e dare più valore a questo errore. Quando il nostro cervello si ricorda qualcosa in modo semplice, tendiamo a credere che questo ricordo abbia più valore degli altri. Questo è anche il motivo per cui se domani in televisione vediamo di qualcuno che ha vinto la lotteria, poi quando usciamo di casa siamo più propensi a credere che vincere la lotteria sia più probabile di quanto non sia. Perché quel ricordo vivido nella nostra mente ci porta a pensare che quell'evento sia più probabile, abbia più valore di quanto in realtà non abbia. Come si evita questo bias? In linea generale è molto difficile perché sono processi inconsci. All'interno delle aziende però, delle organizzazioni aziendali, quello che viene fatto molto spesso è usare i cosiddetti avvocati del diavolo. Ogni volta che si deve prendere una decisione, bisogna prendere delle persone che provino a entrare in contrasto, a fare a tutti gli effetti l'avvocato del diavolo sulle idee che stiamo cercando di promuovere. E questo perché molto spesso noi prendiamo decisioni o facciamo cose senza renderci conto che stiamo dando troppo valore a cose a cui in realtà non dovremmo darne. Quindi magari diamo troppo valore a un ricordo solo perché ci è vivido in testa o perché un evento diventa molto facilmente reperibile dal nostro cervello. Quindi questi erano tre esempi di modelli mentali. Conoscere e capire ognuno di questi modelli mentali ci permetterà, la prossima volta che saremo davanti a una di queste situazioni, di analizzarle in modo più razionale. La prossima volta che staremo per comprare una casa, inizieremo magari a pensare a quali sono gli incentivi che possono muovere l'agente immobiliare, o se sta usando una strategia che fa leva sul fatto che il nostro cervello lavori per contrasto. Non sempre ci aiuteranno a prendere la giusta decisione, ma sicuramente ci aiuteranno a prendere decisioni migliori. Per questo video di oggi è tutto. Se vi interessa che approfondisca alcuni modelli mentali che tornano utili in qualunque ambito, anche per quando si lavora nel marketing, nel copywriting o quando si vuole fare impresa, è molto importante conoscere, magari non tutti, ma alcuni di questi modelli mentali che ci aiutano ad analizzare meglio le situazioni che abbiamo davanti. Quindi, se vi interessa questo genere di argomento, fatemelo sapere qua in descrizione che proverò a farci nuovi video a riguardo. Per il resto, sentiamoci come sempre nei commenti. Per questo video è tutto, ci vediamo prestissimo in un prossimo video.